Oggi sai è uno di quei giorni che se mi vuoi lasciami stare. E non c'è nessuno nei dintorni che dentro me ci sappia guardare. È Roma che è una città di mare, mi ha aperto la bocca e mi ha fatto fumare. Tanto non c'è più niente di cui innamorarsi per sempre, per cui valga la pena restare. Quindi stanotte abbracciami alle spalle, fammi addrizzare i peli sulla pelle. Prendiamoci una scusa sotto casa e poi portiamocela su. Però incontriamoci prima o poi senza volerlo al reparto dei superalcolici. Che ci fai? Scaldo l'inverno. La mia città è un presepe in mezzo alle montagne, bianche ed ostinate come vecchie cagne. Davvero io non posso più tornare solamente a salutare, a sincerarmi che nessuno piange. Ti prego di raccogliermi la testa, come se fosse l'ultima che resta. Io me ne sono accorto a Santa Marinella, io e te siamo un pianeta e una stella. Evviva la musica che restituisce un senso alle nostre giornate faticose. Prego, si accomodi, eccomi, dottor eccoci. Fulminacci, che eccoci è carino qua. Come nome. Grazie, grazie mille. Inventato quando? Inventato, ormai circa 3 anni fa, che è alla fine un po' una crasi tra il mio cognome e il mio nome, Filippo. Perché io mi chiamo Filippo Uttinacci, esatto. E quindi è un po' una F che poi completa col mio cognome. Com'è andato questo ritorno a Spinaceto? Oggi noi parlammo di Spinaceto, in realtà Casal Umbroso, esatto. Quando eri su a Sanremo. Come sei andato, tornato? Sono contento, sono molto contento perché ora mi riposo e mi sono divertito tantissimo, per cui è il massimo della soddisfazione, perché ci si diverte tanto e poi sei talmente stanco che non vedi l'ora di tornare a casa, quindi è perfetto. Stanco, no? Ma felice. Peraltro stanco, questo ragazzo felice. È nato nel 97. Sette. Capite? 23 anni. Io capite la tragedia? Adesso ci sarà una tragedia per noi. Ma tanto non durerà per sempre il mio avere 23 anni. Questa è una buona risposta, bravo. Me la sono preparata. Vabbè, ma insomma, immagino che te lo abbiano detto, ma noi siamo molto felici perché questo Sanremo è stato il Sanremo dei giovani, dei talenti, della musica indie, per sì. cui insomma è stato riconoscimento anche per tanti voi giovani cantautori. Il tuo modello chi è?
tra i cantautori, il mio modello, se ma, ce diciamo ne hai uno, perché ce ne ho poi, tanti, ce ne ho tantissimi. Il mio primo amore musicale sono stati i Beatles, come per molti, sarò banale, canzone ma preferita? È molto vero. Canzone preferita, oggi ti dico For No One. Oggi mi è venuta in mente questa, però vabbè. Qual è For No One? Io mi aspettavo Let It Be, sai? Vabbè, Let It Be, sì, ce ne sono tante belle, ce ne sono tante bellissime. Oggi mi è venuta in mente questa, però insomma, sono un appassionato del secondo periodo. Era un complimento, nel senso che è una scelta non banale, assolutamente. Non è uno dei pezzi più conosciuti. Ho fatto la figura di quello che sa le cose un po' di quello colto, preparato, esatto. Ma no, ma si capisce che non ho nessuna voglia, nessun bisogno di fare figure. No, assolutamente. Senti, ma te vivi ancora con i tuoi? No, ti no, sei preso da poco, da poco no, da poco no, però sempre vicino, la zona è sempre quella, la periferia ovest. La periferia cosa ti dà? Ma la periferia mi dà un lockdown piacevole, per esempio, perché comunque posso stare, ho un giardino, per cui sto bene anche quando ci sono le situazioni in questo periodo. Spesso un appartamento può essere peggio di una situazione di villetta. Esatto, hai studiato dalle suore, giusto? Ho studiato dalle Sei suore. Un tipo precisetto? Sono un tipo precisetto. Bevi il tè al posto del caffè? Bevo il tè al posto. Come me, però insomma, io bevo solo tè. Bene. E mi basta tirarmi su. Invece, domanda generazionale. Ho letto che dici, non nessuno crede in nulla, né a un dio né a un capo, ditemi per cosa lottare e io lo faccio. Sì, diciamo, sì, ho detto questa cosa perché mi sono reso conto che effettivamente io non ho avuto... come per esempio le persone che oggi hanno circa 70 anni, quella gioventù di battaglia, no? Di guerra contro un qualcosa. Ne hai parlato che è stato con i tuoi ne nonni? Ho parlato con i miei, ne ho parlato sì con le persone più grandi di me in generale, e effettivamente anche loro sono un po' d'accordo con questa cosa. Ovviamente ora stiamo combattendo numerose battaglie ancora, perché ci portiamo dietro molti problemi storici, ci pesano sulle spalle. Però per esempio nel 68, no, c'era un po' questa voglia di andiamo, facciamo la rivoluzione. Mi sarebbe piaciuto starci. Massimo, gliela diamo una cosa in cui, per cui lottare a questo ragazzo? Ma poi ci sono sempre le cose per cui lottare, perché per carità. Cioè, non... Quello per cui a lui io consiglio di lottare è affermare la propria identità, perché io ho letto nei giorni di Sanremo vari giornalisti, commenti anche sul web, che continuano a paragonarlo a grandi cantautori, e invece non voglio fare neanche nomi, perché io conosco la sua musica e onestamente lui ha un mondo, ha una visione del mondo proprio sua. Quindi è giusto che lui affermi la sua visione del mondo senza essere paragonato a nessuno. Ha detto una cosa bellissima, grazie mille davvero. Mi fa veramente piacere. È vero. Giusto. Sei un ragazzo romantico? Sì, sono romantico, dai, sì. Lo nascondo un po'. Però la canzone ha una cosa, qualcosa di romantico, sì, no, sì. Bianca? La melodia molto, sì. Grazie. E anche un po' questa voglia di fuga, beh, no? In questo litorale romano. Sì, sì. Questo è il tuo album, Tante care cose, anche questo è un detto che si dice a Roma, no? Sì. Tante care cose, a chi lo dici tante care cose? Alla famiglia. Ma lo dico in realtà, ho deciso di prendere non la parte sarcastica di questo detto, ma la parte tenera. Cioè è un augurio, in effetti. Ed è anche un insieme di cose che mi stanno a cuore, situazioni, eventi, circostanze, persone. Quindi le 10 canzoni contenute nel disco parlano di me, di quello che mi è successo in questi 2 anni, delle persone che ho incontrato, delle volte in cui mi sono divertito, di quelle in cui mi sono... Persona che è più della tua famiglia, che più ha influito sulla tua formazione? Beh, devo dire i miei genitori entrambi, cioè hanno fatto un gran lavoro di istruzione musicale. Loro cosa fanno? Loro non c'entrano niente con la musica, però mi hanno sempre fatto ascoltare la musica che gli piaceva in macchina quando andavamo, non lo so. Quanti anni hanno viaggi. I tuoi? I miei attuali sono del 60 entrambi. Ok. Quindi 60-61 anni. E sì, quello l'hanno fatto ascoltare De Gregori, Dalla. E anche loro l'hanno fatto il 68. E loro non l'hanno fatto, manco loro l'hanno fatto da bambini. Pensa la generazione. L'hanno fatto da bambini. L'hanno vissuto, ma non l'hanno interpretato. No? La famosa generazione dei boomer, no? I nati nel boom economico. E cioè, esatto. E quindi cosa ti facevano ascoltare? E invece hanno ascoltare appunto Dalla, De Gregori, anche la scuola più moderna, Bersani, Fabi, Gazzè,
tutto questo mondo qui, Silvestri. E cosa ti hanno detto quando sei tornato a Roma dopo Sanremo? E mi hanno detto, beh, pure prima erano abbastanza emozionati, devo dire. C'era più loro, c'era di te o più te di loro? Ma forse loro l'hanno gestita con più difficoltà di me, perché alla fine io a un certo punto dovevo stare sul palco dell'Ariston, mi dovevo rimboccare le maniche e dire lo devo fare, perché sennò... Segno della croce, come dicevano le suore? Ma no, alla fine proprio ho cercato di fare come i film americani quando si concentrano per fare qualcosa, che fanno tipo... e vanno, no? Com'è che facevi? Quella cosa, sì, tipo un respiro così, me l'ha consigliato un mio amico, sì. Facevo questa cosa, e poi andavo, che è una cosa che ti fa sentire un cretino, perché è proprio la classica cosa che fanno gli attori nei film, no? Prima di fare le cose, prima di andare in scena, e io ho deciso di farlo, fare finta di sentirmi uno che ce la fa, anche se mi stavo morendo di paura, no? Quindi facevo questa cosa e andavo. E poi per fortuna ora è finita, si può dire che come per fortuna è finita? No, per fortuna si può dire che è andata bene, perché certo. Adesso che è finita la scaramanzia non esiste più e quindi è andata bene, perché abbiamo concluso tutte le serate, sono andate bene tutte. Esatto, ti prego di raccogliermi la testa come fosse l'ultima che resta, poi dici se non è romantico. Io me ne sono accorto, a Santa Marinella io e te siamo un pianeta ed una stella. Chi la dedichi questa canzone? Beh, questa canzone parla in realtà proprio di un mio amico che ha vissuto questa storia d'amore con una persona, me l'ha raccontata e quindi è dedicata a lui fondamentalmente. Poi ovviamente ci ho messo molto di mio e parte della mia vita privata ovviamente fa parte di me mentre la canto, no? Quindi sicuramente ci sono molte cose mie, ci sono molte frasi e pensieri che io rivolgo a persone che riguardano la mia vita. Però insomma è una canzone scritta... per un mio amico, perché lui mi ha raccontato questa storia e mi è venuta in mente grazie a lui. Caro Fulminacci, ti chiamano Fulminacci o ti chiamano Filippo? Ti chiamano Filippo? Mi chiamano sì, Filippo Fulminacci. Peraltro sul palco di Sanremo ti sei portato un, non so come definirlo, comico, autore, scrittore, cult, che si chiama... Sì, un intellettuale. Un intellettuale, dai, che bello poter pronunciare la parola con un sorriso, perché delle volte è sembrata quasi una parolaccia, che si chiama Valerio Lundini. E io ti saluto, ti auguro buon vento, grazie del tuo CD, tante care cose. Tante care cose a tutti. Tante care cose a tutti, grazie per esserci venuto a trovare. Grazie. Ti vediamo tu e Valerio Lundini in una strepitosa performance di Penso Positivo di Jovanotti. Vediamo. Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, solo che se uno è sepolto in Bolivia e l'altro a Calcutta mi sembra un'impresa, parla di 16.897 chilometri estesa, in Africa è tutta la Navada centrale, 7.000 chilometri è solo il campanile, l'abside in India, le banche sul mare e solo il vestibolo prende tutto il Brasile, poi considerando anche la curvatura, va fatta con Vessa e questo è un po' strano, con le acquasantiere che addirittura sono grosse quasi quanto il Vaticano. Io penso positivo perché son vivo, perché son vivo. Io penso positivo perché son vivo e perché son vivo. Niente, nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. E niente, nessuno al mondo potrà fermare. Questa onda che va, questa onda che viene che va. Questa onda che va, questa onda che viene che va. Ladies and gentlemen.